Beh, che dire, fin da ragazzo ero un avventuriero, mi piaceva viaggiare, mi piaceva fare tante cose, lo si nota magari anche alle mie spalle, tutta l'attrezzatura che ho di campeggio e così via, conservata. Poi diciamo che è arrivato internet che ha cambiato fondamentalmente, almeno in parziale, 4 ore al giorno, la mia vita come quello, credo, di tante persone. A me piaceva fare il giornalista, per esempio, e l'ho continuato a fare, però anziché scrivere, con i miei 2 o 3 premi in letteratura che avevo fin da ragazzo, diciamo che appunto anziché scrivere ho iniziato a utilizzare sistemi tecnologici abituati al web, ho iniziato a fare il redattore online per varie riviste. La mia vita internet, beh, l'ha cambiata perché 4 ore al giorno sto lì. Fra l'altro, diciamo che più di quelle non riesco perché se a 28 anni riuscivo a stare 10 ore al giorno al computer anche per giocare a poker per vincere i 10 euro al giorno, visto che ero bravo anche in quello, sicuramente attualmente più di 4 non riesco a stare perché sono dell'opinione che comunque stare su internet porti dei mal di testa, cause posture che non sono indifferenti, soprattutto se uno non usa le protezioni adeguate. Poi sicuramente internet ha portato dei vantaggi a tutti noi perché internet ha permesso di comunicare in modo migliore, più rapido ed efficiente con gli altri, anche se credo ancora internet e il web in genere non siano poi tanto diffusi e compresi perché molte persone ancora vedono in internet la truffa, la poca affidabilità e così via, se pensiamo anche al lavoro stesso. Poi sicuramente internet per me è uno strumento valido, lo utilizzo volentieri, mi aiuta a trovare lavoro, a trovare clienti e ad avere quindi una rendita mensile che non è male, anche se poi ovviamente mi piace viaggiare, mi piace spostarmi e quindi un giorno sì, un giorno no, sono sempre comunque lontano da casa, 100, 200, 400 km, niente. Vi saluto, ciao, buona serata, buongiorno, guardiamo l'orologio, ciao.